Will. Appena terminato l'anticipo da Cerrete e Castelfranco, la capolista battuto i padroni di casa per 2-0. Siamo con Matteo Rocchi, capitano del Cerretti. Allora Rocchi, un Cerretti ben voglioso, grintoso, però la sconfitta con la capolista ci poteva stare, è venuta su due calci piazzati. Abbiamo visto sinceramente un po' troppo nervosismo. Sì, un pochino ci siamo lasciati andare al nervosismo. La superiorità un pochino si è vista e niente, gli episodi, primo tempo abbiamo detto abbastanza botta, poi il rigore ci può stare, in svantaggio è chiaro che diventa tutto un po' più difficile. Secondo tempo, espulsione vuol dire tanto per una squadra come noi che lotta, ma il bagaglio tecnico è differente, quindi diverso. Purtroppo ci può stare. Ho visto delle proteste abbastanza accese alla fine del primo tempo, che poi hanno portato all'espulsione quasi dell'intera panchina. Cos'è successo? Sì, purtroppo abbiamo questo vizietto della lingua purtroppo lunga. Sul fine del primo tempo è stato sgambettato un nostro giocatore e non è stata ammonita l'avversario. Cosa che invece a fine primo tempo... A parte inverso, un paio dei nostri purtroppo sono stati espulsi dalla panchina, ingiustamente, perché essendo comunque finito il primo tempo ci poteva stare tranquillamente la munizione anche per loro. Certo, allora per concludere chiediamo a Capitan Rocchi, chiaramente la classifica ora diventa drammatica, diciamo, però chiaramente vi aspetta un campionato da disputare comunque con il massimo impegno, cosa che sicuramente farete. Certamente, questa qui chiaro che non era la partita per far punti. Per fare punti, è chiaro, noi lottiamo su tutte le partite, ci imbocchiamo le maniche, siamo un gruppo comunque voglioso e l'anno scorso ci siamo meritati di salire e cerchiamo di starci. Bene. Ringraziamo Capitan Rocchi, in bocca al lupo, alla prossima. Siamo con Leonardo Margiotta al termine dell'anticipo del venerdì. Allora Margiotta, sei arrivato a Castelfranco da due partite, il mister ti ha subito schierato, cosa pensi di questa squadra e dei compagni che hai trovato per la nuova avventura? Allora, niente, questa squadra mi sembra una squadra ottima, tutte le potenzialità per vincere il campionato, ogni partita questa è dura. Affrontiamo giornata per giornata, la società è seria, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Bene, allora, nonostante il divario di punti fra voi e il fanalino di Coda Cerretti, abbiamo visto che comunque vada avete sofferto un attimo il pressing e l'aggressività degli avversari. Sì, stasera è difficile da sbloccare la partita. Per fortuna giustamente c'è stato il calcio di rigore che ci ha dato una mano, comunque abbiamo espresso un buon gioco e sarà di auspicio per le prossime partite. Bene, allora salutiamo e ringraziamo anche Leonardo Margiotta. Dopo Margiotta e Rocchi siamo con mister Giacomelli. Allora mister, una sconfitta ci poteva stare, però come dicevamo con il capitano è apparso un Cerretti forse un po' troppo nervoso. Diciamo che questa partita era un po' sentita da tutti, quando si gioca con la prima, insomma, non credo che ci sia di motivare ragazzi. Purtroppo si teneva bene abbastanza il campo e quando siamo arrivati il frangente dove ha dato il calcio di rigore, lì si è capovolta, anche perché se una squadra come la nostra si va in svantaggio, con noi, con Castelfranco e tutto questo. Poi il secondo è stato un errore, pazienza. Certo, chiaramente siamo rimasti anche in inferiorità numerica, all'ultimo si era all'estremo. Certo. E niente, chiaramente ora vi aspetta un campionato tutto in salita. Quali sono gli auspici e la mentalità con cui affronterete il proseguo del campionato? E se credete ancora
ad un possibile aggancio almeno al play-out. Ma la classifica, diciamo, piange, però non bisogna crederci fino in fondo, anche perché nelle ultime partite, insomma, non si sta giocando male. Poteva andare meglio col Fornacetti, poteva andare meglio, perché secondo me il vantaggio 1-0 si è preso due gol ingenui su calci da fermo e si sarebbe gestita in maniera diversa. Purtroppo poi, data com'è andata, va bene, si continua, si guarda avanti, si guarda, l'importante è recuperare la gente, perché siamo anche contati, siamo, e si tira in fondo. Bene, allora ringraziamo anche mister Giacomelli, in bocca al lupo. E a concludere le interviste dell'anticipo del venerdì siamo con mister Toti. La mister, la squadra ha vinto, però in confronto ad altre gare è sembrata un attimino più confusa, è apparsa un po' più in difficoltà nel creare il gioco che ha sempre espresso. Sì, sono d'accordo con te Filippo, stasera la squadra ha giocato col freno a mano tirato. Forse il discorso che eravamo quasi obbligati, insomma, a fare risultato ci ha un pochino frenato dal punto di vista mentale, e questo si è visto tutti, si è visto. Chiaramente non siamo riusciti a giocare un pallone sia un pallone, e la sostanza del nostro gioco ne ha risentito. Sì, ne ha risentito a tal punto che se i gol non venivano da calci piazzati, il portiere avversario è stato molto, ma molto poco chiamato in causa. Sì, ci mettiamo sopra anche il fatto che, insomma, ho visto in settimana, insomma, la gente che non è al top della condizione e che purtroppo sul campo si vedono. C'è sempre un discorso che nel mezzo c'ho la mancanza di uno che mi fa gioco, c'è un centrocampo di cursori, per cui non si riesce a creare quelle situazioni ideali per le punte, per poter concludere. Allora, quindi, domanda d'obbligo, fra quanto rientrerà il capitano Rodea? Il nostro cruccio, ci siamo dietro a vedere di recuperarlo in tutti i modi. Non oso fare previsioni, però ci si sta provando per vedere di averlo già con la partita prossima con San Donato. Bene, ringraziamo mister Toti e da Ponticelli per l'anticipo del venerdì è tutto, buonasera.